noi siamo qui in 17-18, ma saremmo potuti essere molto di più se la volontà di una presenza qui a Roma si sarebbe potuta conciliare con il dovere della cura che molte famiglie hanno nei confronti dei loro cari con demenza, che purtroppo, come ti hanno detto, non sono riusciti a lasciarli soli. Ma noi abbiamo portato oggi la voce di oltre 1200 famiglie, 1200 firme raccolte in pochissimi giorni. Un elenco di persone che in silenzio e con enormi sacrifici hanno consacrato la loro vita a fianco dei loro cari. Ma vede, senatrice, l'amore e la dedizione non dovrebbero mai conoscere doveri, perché il dovere è un peso, il dovere è una formalità. Eppure per tante famiglie, per queste famiglie, quell'amore che cercano di donare gratuitamente, giorno dopo giorno,